Amici di Battista 70 Phone, abbiamo avuto modo di provare, fra gli altri dispositivi che abbiamo testato in questo periodo, la versione rivisitata del Huawei P30 Pro, nella versione appunto 2020 definita la Huawei P30 Pro New Edition. La scheda tecnica la conoscete meglio di me, quindi è inutile che la sto a rimarcare. Sottolineiamo il fatto che rimane un terminale attualissimo anche a distanza di un anno, ha un'ottima fotocamera da 40 megapixel, ha un ottimo zoom 5x ottico, 10x interpolato e 50x digitale, che veramente ci consente di catturare delle immagini molto definite anche A lunga a lunga distanza. distanza, e abbiamo l'ultra wide da 20 megapixel che appunto ci aiuta ad acquisire tutti i vari paesaggi, fra virgolette. Le differenze cosa sono? Sono la colorazione. Questa è una nuova colorazione definita Silver Frost e a differenza del 2019 è satinata. Questo a mio avviso ci dona un aspetto premium, infatti il dispositivo sembra anche molto più elegante e anche più di fascia alta, non ne ha bisogno ma sembra di più di fascia alta. Ed ha anche un ottimo trattamento oleofobico, quindi non ha quelle ditate che magari tanti di noi utilizzano lo smartphone senza la custodia e dà un fastidio da vedere, con questa colorazione non le vediamo più. Il display rimane un ottimo 6,5 pollici OLED, veramente definito, un Full HD Plus. Ovviamente ha la notch centrale, a differenza del foro che si usa nel 2020, però nonostante tutto, guardate, rimane veramente un terminale attualissimo e anche a livello di design molto gradevole, si impugna bene grazie alla sbordatura leggerissima che ha sui lati del display. Il peso di 192 grammi ci consente di utilizzarlo tranquillamente anche nella tasca dei jeans e di maneggiarlo con una mano senza problemi. Questa è una comparazione. Poi diciamo che ha 256 giga di Sì, memoria questa interna, questa è la è la seconda seconda differenza, differenza. sempre dual SIM ibrido, nano SIM oppure nano card, che è un progetto di Huawei. Questa è la differenza con il suo fratello maggiore P40 Pro 2020. Cosa dire? Guarda, io è stato il terminale che ho utilizzato di più di tutti nel 2019. Riutilizzandolo nel 2020, sinceramente, nonostante abbiamo altri dispositivi, sia Huawei che non, diciamo, più attuali, non sento di utilizzare un dispositivo vecchio. Il New Edition è per quel famigerato discorso del ban. Huawei ci ha messo a disposizione un dispositivo che è certificato Google, quindi col Play Store, con un po' più di memoria, un po' più di RAM e una colorazione più attuale. Per chi non riesce a rinunciare all'ottima EMUI 10.1, come me, a me piace tantissimo come sistema operativo l'EMUI 10.1, ma non riesce a rinunciare ai servizi GMS, quindi ai Google Play Services. Il dispositivo rimane, come abbiamo ampiamente detto in precedenza, attuale ed utilizzabilissimo grazie anche alla sua ottima autonomia, perché ha una batteria da ben 4200 mAh e il Kirin 980, fidatevi, ottimizza il tutto e consente con un utilizzo estremo come faccio io di arrivare tranquillamente a fine giornata, quindi non abbiamo bisogno di power bank e compagnia bella. E poi ha una velocità veramente, un'affidabilità di utilizzo notevole. È stato il dispositivo che secondo me nel 2019 ha avuto Sì, a detta di tanti anche i nostri colleghi, è il stato il migliore. migliore del Se 2019. proprio vogliamo azzardare una pecca è l'audio, perché l'audio purtroppo rimane solo mono e quindi per i più audiofoli Sì. avranno qualche rinuncia da effettuare, però a parte quello il terminale è veramente bello bello e bello. Il prezzo di quest'anno è 749 euro, che in valore assoluto può sembrare tanto, però Huawei ci dà un pack con le ottime FreeBuds 3, che sono delle cuffie wireless con la cancellazione attiva del rumore, e anche il Huawei Super Wireless Charger. Abbiamo 230 euro di accessori, quindi nelle 749 euro dell'acquisto del telefono noi abbiamo 230 euro di accessori ottimi e utilizzabilissimi. Quindi è in linea con un medio alto di gamma del 2020. Qua a voi poi sta a fare la valutazione. È un 4G, non è 5G, Ha una e una ricezione ricezione impressionante veramente da bunker. sì, da bunker.
Dispositivo bello, maneggevole, come abbiamo detto, la colorazione è ottima. Le differenze sono solamente queste. Però ben venga anche la possibilità di avere nel 2020, purtroppo, nonostante tutte le vicende che non siamo qui a rielencare, che sappiamo tutti benissimo, ci dà la possibilità appunto di avere un dispositivo aggiornato a un prezzo ragionevole con il supporto di Google. La comparazione col suo fratellone l'abbiamo vista. A livello estetico cambiano parecchio, cioè sono gusti, ragazzi. A me piace di più il P30 Pro, dico sinceramente, perché lo vedo più sobrio, raffinato e con un modulo fotocamera più discreto, però sono gusti. Quindi attuale, bello, veloce, affidabile, nella massima maturità perché Dopo un continua ad anno. essere aggiornato e seguito costantemente da Huawei, non rinunciamo a nulla se non a 5G che può Tanto servire, può adesso. non servire, io mi sento di promuoverlo. Promuoverlo perché sono di parte. È stato il terminale che nel 2019 mi è piaciuto di più di tutti. In questa colorazione è veramente Sì, bello, perché è bello, bello. veramente bello. Non era una recensione, erano solo delle considerazioni di utilizzo. Il dispositivo lo conoscete benissimo, è inutile che stiamo a rinominare tutte le caratteristiche tecniche elevatissime. Però per chi vuole acquistarlo con 749 euro ha a disposizione appunto anche il pack di accessori e un telefono che è veramente ancora attuale, nonostante sia passato un anno dal lancio. Un saluto da Lucio per Battista 70 Folla.